immersi nella natura, la magia degli ulivi, che già di per sé sono delle vere e proprie opere d'arte, poi nelle mani sapienti di chi sa lavorare il legno, diventano davvero il trionfo dell'artigianato. E siamo con Antonio Schinzari, che è un artigiano del legno e non solo. Antonio, qui un esempio delle tue tante opere. È un hobby nato circa 30 anni fa, poi ogni anno intanto faccio così, qualche sclavoretto così per passare il tempo e niente. Questa è una delle ultime opere che ho fatto. Da dove nasce questa passione, Antonio? Quest'opera che cosa rappresenta, Antonio? Niente, incominci da zero, non sai neanche quello che esce, poi dici voglio fare un forte. Quindi non lo decidi prima? No, quello è un pezzo, Sara, se vedi l'origine, un tronco tranquillamente così buttato. Incominci a scalfire, dici, vuoi fare un volto, e incominci a scalfire, cominci a togliere prima tutti i rami, diciamo, un pochettino che non servono a niente, e poi piano piano incominci, o ti fai un disegno, dove vengono gli occhi, la bocca, il collo, e niente, poi piano piano poi cerchi di rifinirlo. Antonio, quanto tempo ci vuole realizzare per esempio un'opera di questo tipo? Un mese, due, secondo poi il tempo che dedichi. Nel tuo giardino ne vediamo davvero tante. Ce n'è qualcuna che ami particolarmente? Io vedo anche un cavallo, un piccolo cavalluccio a dondolo, sì, piccolo, e mi fa immaginare un bimbo o una bimba seduta sopra. Mia nipote, dopo qualche mese che era nata, mi è venuto in mente di costruire un cavalluccio fatto in legno, sempre di ulivo. È stata approvata proprio in questi giorni una legge per il recupero degli ulivi purtroppo abbattuti a causa della xylella, una proposta di legge del consigliere regionale Paolo Pagliaro. Non solo ulivo però nelle tue sculture, perché vedo anche altro materiale. E anche di pietra, c'è questa particolare. Molti volti nelle tue sculture, perché è una delle cose che ti piace di più raffigurare? Sì, mi viene più facile, diciamo, fare i volti. Quello era un pezzo di legno, abbiamo tagliato la legna a mio suocero, così com'era in pratica, come lo vedi. Infatti sopra c'è ancora il taglio della serra. L'ho disteso, ho fatto un disegno più o meno ipotetico con la matita e poi è uscito da solo, insomma. Che meraviglia, grazie Antonio, grazie mille.